saluto del Consiglio. Materiali innovativi e metodologie avanzate per la caratterizzazione e il miglioramento delle strutture esistenti. È stato questo il tema dell'incontro studi tenutosi all'interno dell'Aula Magna del Consorzio di Bonifica Nocera Inferiore ed organizzato dall'Ordine Provinciale di Salerno degli Ingegneri. Tantissimi temi trattati, dal monitoraggio delle infrastrutture all'analisi e consolidamento delle stesse, dalle scuole all'analisi sismica degli edifici esistenti, nelle parole del Presidente dell'Ordine della Provincia di Salerno, Michele Brigante. Credo che sia venuto il momento anche di sensibilizzare la collettività alla possibilità di fare interventi possibili pure dal punto di vista economico, e quindi questi incontri hanno proprio questo fine di trasferire gli aspetti scientifici, culturali, anche il campo applicativo per la gente, e dunque è necessario dire che siamo pronti, ma non tanto per un aspetto professionale o tecnico, pronto per l'aspetto sociale, cioè per aumentare la sicurezza del costruito. Le scuole sono quelle delle quali parliamo più spesso, perché il problema è cominciato prima, perché è cominciato con il disastro di San Giuliano, quei poveri bambini, e poi tra l'altro diciamo, la fatalità ha anche insistito sull'aspetto delle scuole. Più recentemente si sono inseriti anche altri motivi di riflessione, per esempio il ponte di Genova aiuta a riempire il quadro. C'è un momento in cui quello che esiste va classificato, perché l'età da un lato non è da solo sufficiente a dire che col passare del tempo le cose peggiorino, ma dopo un certo tempo di servizio delle strutture un controllo va fatto, e questo che è una diagnosi, cioè un controllo sistematico, credo che deve entrare un po' nel nostro meccanismo. Non è che soltanto le nostre o quelle sono state meno attenzionate, perché i fondi non sono mai stati sufficienti e quindi c'è questa corsa a scegliere le priorità. Adesso, indubbiamente, se le vogliamo classificare, e vediamo l'Agro Nocerino così come le altre aree della provincia, ma del Napoletano, della Campania, siccome sono tutte costruite grosso modo nello stesso periodo, cioè o nel dopoguerra o prima, o è raro avere costruzioni già efficienti, nuove, e quindi quelle che hanno 50, 60, trasformate, un po' ampliate, gli interventi di costruzione originaria raramente sono state simultanee per tutti. La maggior parte delle scuole è stata fatta a blocchi, primo lotto, secondo lotto, 10 anni per costruirla, quindi già quando è finita aveva almeno una decina d'anni. Quindi indubbiamente il parametro è un parametro che merita una certa attenzione. Di quelle che vedo e di cui conosco bene, ci sono degli studi in corso, le amministrazioni danno un'attenzione su quelle comunali, poi ci sono quelle di interesse provinciale, quindi insomma c'è un coacervo di competenze abbastanza complicato, tutti abbiamo paura del terremoto. Io non sono convinto che il sisma è la cosa più pericolosa che c'è, perché la buona manutenzione aiuta anche a dare prospettive buone rispetto a un potenziale evento sismico. Quindi intanto va messa bene per quelle che sono le condizioni ordinarie. Poi, se è messa bene per questo, si presenta anche, diciamo, ottimisticamente per quelle straordinarie. In linea generale, l'adeguamento rispetto al terremoto è un argomento da mettere in considerazione. Non solo il sisma. Poi abbiamo il problema vulcanico, abbiamo il problema degli appesantimenti potenziali delle ceneri, quindi gli aspetti sono tanti, ecco, quindi, ma comunque credo che siamo consapevolmente a conoscenza del tema. Dovremmo metterlo in ordine e stabilire anche le energie economiche, come distribuirle, insomma ci vuole anche un po' di coraggio.